Le Juventus Women chiudono come avevano iniziato, chiudono come soltanto loro sanno fare, chiudono con l'ennesima vittoria che è quella del record definitivo, chiudono come meglio non si poteva per salutare coach Rita Guarino. Sorelle e fratelli, ciao a tutti, ben ritrovati, buona domenica, benvenuti in questo mio nuovo video che ovviamente in attesa spasmodica veramente di Bologna Juventus è l'ultimo video per quanto concerne la regular season delle Juventus Women perché all'Ale Ricky Peach di Vinovo con kick-off alle ore 12:30, oggi si è giocata Juventus Women contro l'Inter, è stata l'ultima partita della Serie A femminile, è finita 5-0 per le nostre ragazze, che significa record definitivo, 22 partite, 22 vittorie, basti pensare che dalla stagione 94-95 nell'era dei tre punti le Juventus Women è la prima squadra che riesce a chiudere un campionato tra Serie A maschile e Serie A femminile con sole e soltanto vittorie. Quindi un qualcosa di incredibile, un qualcosa di storico, un qualcosa che in futuro potrà essere soltanto eguagliato. I numeri subito di questo record che poi sono i numeri di coach Rita Guarino che come meglio davvero non si poteva, siamo andati a salutare in questa domenica di sole bellissima a Vinovo, ma chiaramente con una piccola nota di tristezza e di malinconia perché è stata l'ultima partita in panchina di coach Rita Guarino che chiude il cerchio, chiude un ciclo incredibile, 4 anni di vita, 4 scudetti, lo chiude alla grande, 22 partite, 22 vittorie per le Juventus Women, un quadro che davvero ha sullo sfondo un artista incredibile come è stata coach Rita Guarino, a cui bisogna riservare veramente un grande, immenso, un immenso in bocca al lupo per quello che sarà il prosieguo della sua chiaramente vita da allenatrice di calcio. I numeri di questo record incredibile: 66 punti, 75 gol fatti, 10 gol subiti. Cristiana Girelli, capocannoniere della Serie A femminile con 22 gol in 21 partite giocate perché una l'ha saltata. Barbara Bonansea, top negli assist con 9 assist realizzati. E poi per quanto concerne coach Rita Guarino, 112 panchine con la Juventus, 93 vinte, 7 pareggiate, 12 perse, un 83,04 di percentuale di vittorie. Un qualcosa di incredibile, di irripetibile, molto probabilmente anche per lei che alla sua prima esperienza da allenatrice sulla panchina della Juve chiude con il palmarès invidiabile di 4 campionati vinti con la Juve, chiaramente una Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane. Le ha viste nascere, le ha viste crescere e poi le ha condotte veramente in 4 anni di vittorie, in 4 anni irripetibili, come detto, 4 anni che si chiudono con l'all in 22 partite, 22 vittorie consecutive. Le women, andando adesso velocemente chiaramente alla partita, perché sullo sfondo chiaramente c'è stata la partita del record definitivo. Le women scese in campo con Giuliani, in difesa Irinen, Salvai, Gama, Boattin, a centrocampo Caruso, Zamanian, Rosucci, in attacco Bonansea, Girelli e Andrea Staskova. I cambi: Doris Bacic al primo minuto del secondo tempo ha rilevato Laura Giuliani, al 59esimo la Lundorf per la Irinen e la Pedersen per la Zamanian, e poi al 68esimo la
Giordano ha rilevato la Boattin, al 73esimo la Cagliazzo ha rilevato la Salvai, che ha avuto un piccolo problema fisico. Velocissimamente vado con la cronaca, perché è stata una partita dominata, praticamente e semplicemente dominata. Il risultato finale dice tutto: le women volevano chiudere così, soltanto così, il campionato, anche perché, come detto, bisognava rendere onore ed omaggio a coach Rita Guarino. Terzo minuto, gol di Sara Gama, 1-0. Quarto minuto, 2-0 con Cristiana Girelli. Sesto minuto, tiro di Zamanian, Girelli viene fermata praticamente sulla linea. Poi undicesimo, dal limite, la Caruso che ha toccato il... la vetta dei suoi gol stagionali, 7 gol per Arianna Caruso, il suo record personale, è la prima, seppur giovanissima, come vi ho detto nelle settimane passate, che ha superato le 100 presenze con la maglia delle Juventus Women. Undicesimo, Caruso fa dal limite di sinistro all'angolino, 3-0. E poi diciottesimo, poker ad opera di Tuja Irinen. E poi ventunesimo, la Girelli di destro, deviazione in angolo del portiere dell'Inter. Ventiduesimo, sinistro di Sara Gama a girare all'angolino, grandissima parata del portiere dell'Inter che l'ha messa in calcio d'angolo. Poi al 23esimo c'è stato da corner il colpo di testa della Pandini per l'Inter, è stato sicura Laura Giuliani. Al 31esimo la Bonanzea mette in mezzo Rosucci, però non segue purtroppo l'azione. Al 43esimo il mancino della Staskova che va alto. E poi un secondo tempo all'arma bianca, ancora all'assalto per le Juventus Women, che come detto hanno chiuso alla grande questo campionato. 52esimo, 1-2 tra Bonanzea e Girelli, destro che attraversa l'area di rigore, finisce sul fondo, Barbara Bonanzea non arriva. 66esimo, cross della Lundorf, palla che attraversa l'area di rigore con Staskova e Girelli che mancano la deviazione decisiva. Al minuto 74 arriva il quinto gol delle Women con la Staskova. E poi 80esimo, destro al volo della Bonanzea, respinge la Aprile che poi è subentrata alla Marchitelli. E bisogna fare una piccola nota a parte su questa sostituzione: al 92esimo la Girelli cerca il 6-0, respinge la Aprile. Nel momento in cui c'è stata la sostituzione di Chiara Marchitelli, il portiere dell'Inter che chiude la sua carriera, c'è stata tutta la standing ovation delle compagne, delle avversarie e anche dei tifosi bianconeri, che hanno affisso uno striscione per Chiara Marchitelli, per il portiere dell'Inter, cosa da sottolineare. Insomma, grazie per quello che hai dato al movimento calcistico femminile. Insomma, un altro momento, un altro episodio davvero nella commozione di una partita che è stata l'ultima di coach Guarino, ma che fa capire la dimensione veramente del calcio femminile, che è un calcio di altri tempi, un calcio romantico, un calcio che molto probabilmente abbiamo perso per quello che è chiaramente il calcio maschile. Vado a chiudere questo video con i voti, che 7 per Laura Giuliani, Doris Bacic senza voto, 7,5 per Tuja Irinen, 6,5 per Matilde Lundorf che le è subentrata, e poi 7 per la Salvai, 6 per la Cagliazzo, 7,5 per Sara Gama per il capitano, 6,5 per la Boattin, 6 per la Giordano, 7,5 per la Caruso, 7 per la Zamanian, 6 per la Pedersen che le è subentrata, e poi 6,5 per Rosucci, Bonanzea 7, Girelli 7, Staskova 7 e, concedetemelo, 10. Voto 10 chiaramente a coach Guarino, alla nostra allenatrice che ha chiuso come meglio non si poteva il suo ciclo alla Juve. E adesso un domani che è tutto da scrivere, perché ha chiuso coach Guarino. È stata molto probabilmente, sono stati gli ultimi 45 minuti di Laura Giuliani, anche lei, il portiere, lascerà molto probabilmente la Juventus. Barbara Bonanzea non ha ancora rinnovato, e tra l'altro come procuratore Giamino Raiola, quindi è tutto dire. Un calcio femminile che entra nel professionismo nel prossimo anno, nel 2022, e allora un futuro
per le Juventus Women tutto da scrivere e che speriamo con la nuova gestione sarà ancora un futuro pieno di successi, di record, di soddisfazioni. È tutto per quello che concerne l'ultimo video dedicato alle Juventus Women. Vi rimando a tra poco, a più tardi, live reaction con telecronaca qui sul mio canale YouTube di Bologna Juventus. Ciao a tutti, ai prossimi appuntamenti e come sempre, fino alla fine, vamos women e buona fortuna, coach Rita Guarino. Ciao a tutti e a più tardi.